Attesissimo il leader della Lega nelle Marche, come d'altronde sempre ogni volta che i suoi commissari organizzano un tour in regione, ascoltiamolo in questa bella intervista nel solito stile salviniano, rilasciata presso la splendida struttura e famosa in tutta Italia, Lega del Filo d'Oro. Si inizia oggi la sperimentazione con l'app Immuni, le Marche è una delle quattro regioni che sperimenteranno appunto quest'app, cosa ne pensa? Gli italiani chiedono garanzia totale sulla protezione, la tutela, la riservatezza dei loro dati, quindi fino a che non ci sarà questa garanzia totale io non scarico assolutamente nulla. Sul fronte delle regionali, qui ci sono in ballo le candidature per la presidenza. Siamo in dirittura d'arrivo soprattutto sul progetto Marche. Abbiamo ben chiaro in testa quello che vorremmo diventassero, anzi tornassero a essere le Marche, una delle realtà produttive di eccellenza non in Italia ma in Europa, non a caso nella mia ripartenza parto sostanzialmente da qui, piccole imprese, industria, calzatura, model, tessile, però volontariato, perché fra tante priorità nel decreto rilancio alcuni emendamenti, alcuni interventi, alcuni sostegni al mondo del volontariato e della disabilità, la sordo cecità in primis, visto che partiamo dalla Lega del Filo d'Oro, ci saranno. Poi sul nome non ho passione a fare il totonomine, quello importante è vincere e cambiare quello che non ha funzionato nelle Marche negli ultimi anni. Siamo pronti, poi la Lega è ampiamente primo movimento in questo territorio, per me quindi è motivo di orgoglio. Quindi non al candidato Acquaroli ma un civico? No, io non do giudizi su Tizio, su Caio, a me interessa prima il progetto di Marche, perché mi sembra evidente che l'amministrazione uscente non ha funzionato, almeno questo dicono tantissimi amministratori, sindaci, dalla ricostruzione al sostegno delle imprese, alla viabilità, alla qualità della sanità, e quindi c'è tanto da fare. Poi sul nome non mi appassiono, l'importante è cambiare. Senatore, quando si è votato in Umbria e poi quando in Emilia si è parlato, se si vince una spallata al governo, lei ha dichiarato invece che vorrebbe votare per le regionali ma anche per le politiche. Ma ogni giorno, ma anche oggi leggendo i giornali, vedo che al governo stanno litigando perfino sugli stati generali, se farli prima, farli dopo, chi invito, chi non invito, stanno litigando sulla giustizia, stanno litigando sul MES, stanno litigando sulla concessione alle autostrade, e intanto ci sono 245 opere pubbliche ferme, quindi piuttosto che andare avanti col quotidiano litigio, visto che in autunno ci saranno elezioni comunali, elezioni regionali, referendum per cui tutti gli italiani usciranno di casa, piuttosto che andare avanti litigando e fermando, io penso che sarebbe più utile dare per 5 anni tranquillità agli italiani. Noi ci siamo, per quello che riguarda le elezioni delle Marche saranno importanti per i marchigiani, appunto. Non mi interessano altre ricadute. Ecco, la Lega del Filo d'Oro è stato sempre un punto di forza della nostra regione, d'Italia e d'Europa, perché è un'istituzione internazionale che ha sempre centrato l'obiettivo della disabilità e soprattutto con un testimone come Renzo Arbore è riuscita a entrare nelle case degli italiani e per essere sostenuta meglio, al meglio possibile. Buongiorno, oggi con orgoglio Matteo Salvini viene a visitare la Lega del Filo d'Oro che è nata qui ad Osimo, ma ormai è una realtà nazionale, si espande dalla Lombardia fino alle regioni del sud Italia, quindi siamo orgogliosi che il nostro segretario federale sia qui presente a conoscere il lavoro encomiabile che questa struttura fa e tutte le altre strutture presenti sul territorio italiano. La Lega testimonia oggi l'interesse e l'attenzione per tutte quelle categorie che una volta erano il cavallo di battaglia della sinistra, le donne, i disabili, gli anziani, ma che ormai sono state dimenticate, quasi danno fastidio. Questa è una regione che il PD ha dimenticato non dandoci la sanità, non dandoci i servizi, non facendo una ricostruzione, e quindi siamo qui oggi per riprenderci questo cammino, per riprenderci le Marche e riportarlo allo splendore di una volta. Ecco, consigliere capogruppo in regione Sandro Zaffiri, commissione sanità, ovviamente felice di questo arrivo del segretario della Lega Salvini e della ex ministra della disabilità Alessandra Locatelli. Ma quest'oggi questa è un'eccellenza nazionale e internazionale per aiutare le persone meno fortunate di noi, la Lega del Filo d'Oro. Oramai è una cosa internazionale e Matteo Salvini questa mattina ne va a prenderne atto, conoscenza di questa struttura
di questa struttura che serve per le persone, come ho già detto, meno fortunate di noi, per dargli, tentare di dargli una vita, perché qui veramente hanno una professionalità e una cura per questi ragazzi eccezionale fuori dal mondo. Qui va ringraziato veramente il personale che con molta amore, devozione, anche devozione nei confronti, certo, di questi ragazzi, credo che sia estremamente importante, e credo che questa mattina si possa, il segretario federale possa vedere e riconoscere effettivamente come lo è questa struttura internazionale. Perciò vanno ringraziati tutte quelle persone che hanno dedicato e dedicano dei contributi, del volontariato a questa struttura. Questa struttura è una cosa che oramai è diffusa su quasi tutto il territorio nazionale, ma oramai ne prendono riferimento anche paesi internazionali fuori dall'Italia. Credo che questo è un di nuovo grazie alla struttura, grazie ai dirigenti, grazie al consiglio di amministrazione, grazie al presidente. Credo che veramente è una cosa che purtroppo, bisogna dire purtroppo, vale, perché effettivamente è un contributo eccezionale, ripeto, non mi stancherò mai di dirlo, per le persone meno fortunate di noi. Grazie a tutti.